applauso. Immagine in diretta con Francesco Nobile su una moto bianca-azzurra. La curva sud è pronta a festeggiare nel frattempo le bandiere con i nostri colori. Vediamo se siamo pronti, eccolo qua. Sì, vedo entrare sul rettangolo di gara Federico Russo, la nostra azzurra classe 94, uno dei migliori nel suo ruolo. Mirko, poi Tino Parisi, Mirko Alletto, Caci, Ciccio Vendini, The Wall, Peppe Fallea, Alessandro, Boni Infinity, Bonaffini, poi Monte, Gaspare, Pellegrino, il nostro capitano Gerlanto Contino, il genio Nicola Arena ed infine chiude la passerella biancazzurra e il diavolo Cristian Criniti, tutti gli uomini della panchina, Carlo Bonanno, Vincenzo Morgana, Michele Fragapane, Natale Gatto, Gero Furetto Iannello, Alfio Vinciguerra, Giuseppe Rosa. Anche quelli che hanno fatto parte dei 20, quindi Giulio Castaldo. Ecco l'applauso rivolto al nostro capitano Gerlando Contino. Un Nicola Arena con i capelli biancazzurri. Un look decisamente d'occasione per questo pomeriggio che sancisce la promozione in Serie D. El Diablo fra il suo ingresso in campo. Ed ecco i dirigenti. Ammassaggiatore Claudio Cantavenera. Cantavenera. Enzo Ciulla, il magazziniere. Francesco Nobile. Fabio Vella. Il preparatore dei portieri, Roberto Lamalfa. Con lui l'Acragas ha giocato l'ultima Serie D. Russo ed entra Pino Rigoli. Cosa vedi Mauro?
Sì, grazie Mauro, grazie Pino Rigoli per la tua disponibilità. Adesso la terna arbitrale accompagna verso il centro del campo, ambire al secondo posto e dunque giocare nel migliore dei modi gli spareggi per la promozione in Serie D. Allora, formazioni per quanto riguarda il San Giovanni Gemini: Barone, Genesio, Di Donato, Morello, Pericone, Lo Bianco, Grasso, Casisa, Romeo, Marino e Montalbano. L'allenatore è Riccardo Chico, ex giocatore dell'Acragas. Festeggiamo questo ritorno, salutiamo tutte le altre che sono rimaste in eccellenza, un augurio alle squadre che disputeranno gli spareggi. Noi saliamo in Serie D e abbiamo dimenticato quel fatale, quel tragico 17 giugno. La coperta è stracolma di gente, 3.000 spettatori al tempio, con il Gemini che gioca palla sulla linea di difesa, che supera Parisi, poi cerca di entrare in area numero 11, è ancora in area, un traversone, la palla viene ribattuta da Russo con Bonaffini in mezzo, la palla al limite della rigore, c'è Pellegrino, la botta con la risposta di Barone. L'Acragas gioca palla nella propria metà campo con Pellegrino, e che ha la meglio sui difensori dell'Acragas che comunque riescono. Il Genio mette in mezzo, c'è un tocco, ancora il salvataggio. Bonaffini nel frattempo alza la testa, aspetta lo spazio e trova Arena. Il Genio in mezzo a cercare un compagno, c'è il tocco con un braccio in fallo laterale. L'Acragas ancora in azione offensiva. Abbiamo superato il 24esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 qui al tempio tra Acragas e San Giovanni Gemini. Lo stesso Aprile che si propone per la battuta, cambia addirittura a gioco l'Acragas proponendosi con Fallea. A piccoli passi l'Acragas recupera metri, la profondità a cercare Criniti che può entrare in aria, ancora Criniti in mezzo, il tiro e la rete! Bonaffini! L'assist del Diablo! 1-0! Boninfinity ha trovato l'angolino per battere Barone! Vantaggio biancazzurro prima della mezz'ora! Il tocco del Genio su Pellegrino, ancora la giocata tra i due, poi Arena, un calcio in mezzo, la palla in calcio d'angolo. Alletto che mette un pallone all'interno del rigore, c'è il colpo di testa di Contino, il tocco di Bonaffini, acrobatico nella corsia di competenza, e proprio in questo istante il doppio fischio dell'arbitro con l'Acragas che conduce 1-0 grazie alla marcatura di Bonaffini. Guarda! Un applauso alla curva sotto, guardate cosa hanno preparato! Ma vedi davvero la coreografia della curva sotto! E anche un applauso alla tribuna! Ancora un pallone giocato da Arena, la finta di corpo, Arena cerca di entrare in area, ancora Arena mette in mezzo, la palla di poco alta, spazio sull'incursione di Bonaffini, ancora Arena cerca di entrare in area, Arena si accentra, ancora lui, poi viene fermato, ma recupera la palla Caci che la rimette ancora su Bonaffini che la controlla, cerca di pennellare un cross, c'è il tentativo, la parata ancora, la doppia parata con Contino a terra. In azione difensiva ancora Criti, poi sbaglia il rilancio, ne approfitta il Gemini per venire avanti, il tiro
Il giocatore del Gemini finisce alto, un pallone, mentre in curva sud lo spettacolo continua con una pioggia di carta biancazzurra. La tocca su Arena, ancora Arena, cerca di andare in aria, ancora Arena, il tiro di Arena, la palla al lato. Ad opera del genio, il portiere aveva la palla tra le mani, se l'è fatta sfuggire e il nostro genio a porta vuota ha gonfiato la rete. Per lui gol numero 24, è il tempio, è tutto per lui. E la canottese numero 7, Alessandro Palafini in campo, il numero 15, Gatto. Azioni finali di questo match con l'Akragas che chiude in bellezza praticamente una stagione esaltante, una stagione da incorniciare. Attenzione, c'è un tocco, la palla in gol, il gol del Gemini. È finita amici, l'apoteosi al tempio. Grazie Mauro, chiudiamo il collegamento anche perché ci aspettano le interviste del post gara. Io devo fare dei saluti, ovviamente siamo al termine della puntata odierna, ce ne sarà un'altra domenica a Leonforte, ma devo salutare gli amici che ci hanno seguito per tutto questo tempo da lontano, e mi riferisco a Charles Gangarossa da Buffalo, agli amici residenti in Germania e a quelli che in tante parti del mondo tramite il web hanno vissuto questa entusiasmante cavalcata biancazzurra. Ringrazio Peppa Letto, ringrazio Roberto Nobile, ringrazio Salvatore Barresi, Giuseppe Barresi, che attraverso immagini ci hanno fatto vivere emozioni indescrivibili. Noi vi abbiamo fornito un servizio e speriamo di darvi ancora delle emozioni importanti anche in Serie D. Ci saremo sicuramente e vi aspettiamo tantissimi, più numerosi, perché il bacino della quarta serie è sicuramente un bacino completamente diverso dall'eccellenza.